Ciao a tutti, io sono Andrea, quello bello del canale e oggi andrò con credo il miglior video del canale di sempre. Oggi parleremo del tapering. Il tapering sarebbe lo scarico pre gare importanti, direi gare importantissime. Quali sono le gare importantissime? Quelle che io dico da cerchiolino rosso sul calendario sono quelle dove io decido di puntare tutto e quindi di fare questo tapering, cioè lo scarico. Divido la settimana in due parti, la prima che sono lunedì, martedì e mercoledì, dove il volume delle corse lente del lunedì e del mercoledì solite che fate le diminuiamo del 20-25% circa. Mentre il martedì andiamo a fare il lavoretto ultimo pre-gara. Il lavoretto del martedì pre-gara ai tempi era sempre per me 3 volte 2000, 2 volte 3000, 6 volte 1000, sempre un lavoro a ritmo gara. Diventava sempre pesantissimo mentalmente. Fare 2 km a ritmo gara diventava dura e dicevi: ma come faccio a fare una gara di 10, 21, 42 km se sto facendo una fatica così enorme? Fondamentalmente perché l'ultima settimana stacchiamo di testa e non vediamo l'ora che arrivi la domenica. Quindi ho pensato di proporre e di propormi sempre un allenamento a sensazione, i tipici fartlek o variazioni di ritmo. L'allenamento che propongo ormai sempre così di routine sono 8 massimo 10 km alternando 2 minuti forte a 2 minuti piano. I 2 minuti forte li facciamo circa a ritmo dei 10 km e invece il recupero non lo teniamo troppo blando ma neanche troppo forte, una via di mezzo. Il fartlek mi piace tanto, le variazioni di ritmo mi piacciono tanto perché non dobbiamo stare a pensare troppo, è un allenamento non troppo intensivo dove posso comunque fare dei ritmi buoni e non pensare di stare perdendo troppo la forma. Seconda parte della settimana, giovedì, venerdì e sabato, qui taglio molto i volumi, non voglio parlare di chilometri, sennò stiamo sempre lì a guardare, ho fatto un chilometro in più, un chilometro in meno. Parlo di minuti, devo uscire a sensazione, devo davvero scaricare. Io propongo sempre il giovedì 60 minuti, il venerdì una cinquantina e il sabato o un riposo o proprio un 30 minuti magari di prima mattina, tanto per. Questo tipo di tapering è ovviamente pensato a un atleta che fa 7 su 7. Se sono un atleta che corre 2-3 volte alla settimana, le mantengo e le tengo come ve l'ho detto prima, quindi se non corro il lunedì non correrò neanche nella settimana di tapering. Sicuramente terrei il lavoro del martedì e gli altri giorni, soprattutto quelli del giovedì, venerdì e sabato, li terrei sempre così perché comunque devo scaricare veramente tanto, devo recuperare e devo buttare dentro qualche energia in più che poi mi servirà per la gara. Se invece sono un atleta che fa 3 allenamenti a settimana, di cui uno sarà quello del martedì, l'altro consiglio quello del giovedì, fare anche 60 minuti va bene, e poi il terzo allenamento ovviamente in questa settimana sarà la gara. Questo è il tapering che faccio io, che faccio fare ai ragazzi che seguo. A questo punto sono curioso di sapere anche voi cosa fate, come vi siete trovati bene, quali sono le vostre esperienze. Vi ricordo, seguiteci, attivate la campanellina. Seguiteci anche su tutti gli altri canali e vi aspetto per il prossimo video. Ciao!